Noi commercialisti sappiamo lavorare oltre che con la mente anche con cuore e con tutta la passione che ci anima, ed è venuto fuori in questo concorso da tutti quelli che sono stati sia premiati che anche che sono arrivati finalisti o hanno partecipato. L'arte come espressione dell'anima, che poi se uno ha un talento così elevato diventa ovviamente anche una professione. Però oggi abbiamo visto delle cose bellissime, perché dei professionisti che dedicano gran parte della loro giornata a conti, a numeri, a bilanci, trovano uno spazio per dar sfogo a questo loro talento. L'arte è di tutti, è di tutti e deve essere di tutti. L'arte è una cosa che fa bene alla vita, all'anima. Le canzoni le ascoltate tutti, cioè anzi è quando proprio vengono i momenti importanti che ascolti la canzone, o che porti a citi una canzone ad esempio, o che senti che stai talmente bene che puoi ascoltarti una canzone che non hai altri pensieri. L'arte quindi vuol dire che vi appartiene, ci appartiene, ed è una roba che dobbiamo difendere e proporre, propinare, promuovere. L'arte contenuta da chi sa gestire le relazioni con la società, da chi sa scambiare la merce, ok? Però tra le due parti ci deve essere la fiducia reciproca, quindi è giusto che questo mondo di professionisti sappia fidarsi e affidarsi alla parola dell'artista, anche quando diventa più pericolosa, più turbante. La persona è la verità dell'essere umano, che non può mancare anche nel caso dell'artista o della persona stessa. Ma non è che il discriminante è essere artisti o no, il discriminante è essere persone o no.